Benvenuti in questo nuovo video dedicato ad Amazon Prime Video e alle sue novità di marzo 2021, così da chiudere il giro dei tre maggiori servizi di streaming disponibili nel nostro paese. Apro subito una parentesi di discussione mentre vedete scorrere le varie grafiche relative a questo canale e ai miei social, una parentesi che riguarda l'arrivo delle novità sulla piattaforma Amazon. Io faccio sempre molta fatica, come avevo già ribadito nei mesi passati, a trovare con largo anticipo le novità in arrivo, sia dai canali ufficiali che non, ed è un po' demoralizzante per me non poter dare un'adeguata presentazione di quanto uscirà nel prossimo mese. Spero che la cosa migliori e per ora peccato. Intanto segnalo il video sull'arrivo di Star nel pacchetto Disney Plus che ho pubblicato qualche giorno fa con tutti i dettagli dei costi e del suo funzionamento. Ho fatto come sempre anche un video con le uscite di Netflix che vi consiglio di recuperare anche se sembrano un filo sottotono rispetto a quanto ci ha abituati, ma ne parlerò meglio in fondo a questo video. Adesso è il momento di parlare delle uscite, la prima di queste è un film che non avrei mai creduto possibile vedere. Si tratta del Principe cerca figlio, diretto sequel del Principe cerca moglie, un classico di Natale dal 1988, almeno per me, da notare che quest'ultimo, con un Eddie Murphy, nel suo periodo d'oro cinematografico è già disponibile su Prime Video, che ne ha acquisito totalmente i diritti. Se magari volevate recuperarvi il background che magari in questi ultimi 33 anni ve lo siete perso. Comunque questo Il Principe cerca figlio cambia leggermente la struttura narrativa rispetto al predecessore. Infatti il nostro ormai re Hakim torna nel Queens perché scopre di poter aver avuto un figlio all'epoca della sua prima permanenza. Preso il figlio e sua madre e ritornati a Zamunda, da non confondersi col Wakanda, che non esiste mentre Zamunda è uno stato vero, nascono tutti i problemi possibili e immaginabili con la regina, con le figlie, di cui una avrebbe voluto prendere il trono, e ovviamente anche un generale dell'esercito che non vede l'ora di fare un bel colpo di stato democratico in stile africano o del Myanmar. Visti i trailer disponibili non sembra promettere nulla di buono, ma nemmeno essere uno schifo assoluto. Solo la comicità, molto più scema, ma forse sono solo io che sono invecchiato, non mi è piaciuta troppo. Comunque uscirà tra poco e potremo vederne il reale risultato. Cambio totalmente argomento passando all'horror con The Rental. Due coppie affittano una casa in un luogo tranquillo e isolato per passare un rilassante weekend a contatto con la natura e staccati dal sempre più frenetico mondo moderno. Tutto sembra normale, ma quando scoprono che qualcuno sembra li stia osservando, la situazione diventa chiaramente sospetta e non perderà tempo per degenerare rapidamente. Riuscirà a creare però la giusta tensione per lo spettatore? Vedremo, ma ormai dubito molto degli horror moderni. Magari adesso è meglio tornare a qualcosa di più tranquillo con quello che tu non vedi, una commedia sentimentale con l'amore che la fa da protagonista. La storia parla di Adam, un ragazzo chiuso ed insicuro, ma al tempo stesso molto intelligente, che nella sua lotta per non essere emarginato dal gruppo, che lo ritiene diverso, si imbatte in Maya. Ovviamente questo incontro e l'amore, come Deus Ex Machina, risolveranno tutti i problemi del mondo, dando un lieto fine all'umanità. Ho esagerato. Semplicemente Adam tornerà a credere nelle proprie capacità. Ora ci buttiamo nell'animazione e di preciso in una serie che mi aveva segnalato Zack in un commento il mese scorso. Si tratta di Invincibile, una serie adattata da una delle tante uscite a fumetti e come tale non avrà la benché minima intenzione di trattenersi dal mostrare scene di incredibile violenza e combattimenti aerei, tutto condito da una certa dose di battute che oggigiorno sono il minimo. Una storia che inizia con la formazione di questo Invincibile
possibile da parte del padre con le gaffe del supereroe alle prime armi e così via, ma tutto cambia pesantemente quando arrivano i super cattivi e si scopre un oscuro segreto. Segnalo anche la presenza tra le voci originali di quella di Zachary Quinto, Spock nelle ultime incarnazioni filmiche di Star Trek, e in questo caso del robot del gruppo dell'Invincibile. I primi 3 episodi saranno disponibili da subito, poi gli altri 5, uno a settimana, fino a fine aprile. Fatemi sapere che ne pensate. Non c'è ancora una data precisa, ma ne è stato annunciato l'arrivo qualche giorno fa. All or Nothing Juventus arriverà in esclusiva su Prime Video entro questo 2021. Fino ad ora non certamente una stagione esaltante per i bianconeri di Pirlo, che sono sì vicini alle prime posizioni in campionato e ancora in corsa in Champions, ma che non stanno certamente brillando. L'ho segnalata anche senza una data per specifica di uscita, perché comunque è una squadra tifosa dal 50% degli italiani, ed essendo io nell'altro 50% che tifa contro la Juve, almeno ci faccio qualche visual in più. Prima di concludere questo video con una considerazione, vi ricordo il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere questo video. E se vi sentite di buon umore, c'è pure la possibilità di farmi una donazione sul mio sito. La considerazione che volevo farvi deriva da una discussione con diversi fan del web, tra cui quelli di Fantascientificast. Amazon Prime Video sta tirando fuori cose migliori di Netflix negli ultimi mesi? La risposta è nì, perché comunque dipende dai gusti di chi guarda, ma è però palese che Prime abbia alzato l'asticella con più prodotti di qualità e meglio curati, mentre Netflix stia sfornando troppi prodotti la cui qualità e cura è nettamente peggiorata. Per ora però possiamo solo rimanere letteralmente a guardare. Al prossimo video, ciao!